Ciao bambini, oggi scopriremo una nuova tappa del tour di Primavalle. Siete pronti? Parleremo un po' di case e un po' di cinema, ma andiamo per gradi e cominciamo dalle case. Alcune case a Primavalle si chiamano lotti popolari. Con lotti popolari si intendono delle case, degli edifici in muratura costruiti, diciamo, i primi tantissimi anni fa. Pensate addirittura che il primo lotto risale al 1939. Ma perché furono costruiti questi lotti popolari? Si decise di costruire una strada davanti alla Basilica di San Pietro, quella che noi oggi conosciamo come Via della Conciliazione, e tutte le persone che abitavano lì, che nella maggior parte dei casi erano operai e artigiani, furono praticamente sfrattate. Dunque furono portate nel quartiere di Primavalle e gli furono costruite queste case. Beh, non la presero molto bene. Al tempo Primavalle non era come la vediamo oggi. Diciamo che mancavano le strade, mancavano i mezzi pubblici, ma gli abitanti di Primavalle decisero di rimboccarsi le maniche e di costruirsi le cose da soli, quelli che poi furono chiamati gli scioperi alla rovescia. Allora iniziarono a costruirsi le strade, le piazze e tutti i servizi di cui avevano bisogno. Beh, ora questi lotti li vediamo ristrutturati in parte, alcuni sono più belli, sono più colorati e nel loro cortile interno, quelli che alcuni chiamano quadrato, ci sono anche dei giochi, delle giostre dove i bambini possono giocare. Voi che ne pensate? Vi piacciono queste costruzioni? Beh, provate a chiedere ai vostri nonni, ai vostri genitori. Sicuramente qualcuno di loro avrà qualcosa da raccontarvi. Con il tempo poi Primavalle iniziò a popolarsi. Iniziarono ad esserci più persone, più negozi, più mercati e anche più cinema. Eh già, tantissimi anni fa a Primavalle c'erano più di un cinema. Noi oggi siamo abituati a vedere le saracinesche abbassate del Cinema Galaxy, ma dovete sapere che ben 64 anni fa in quel posto c'era un altro cinema. Non era un moderno multisala come quelli di oggi, era un cinema più piccolo, con una sala unica, ma era comunque un posto molto importante per le persone del quartiere, dove potevano fantasticare per qualche ora davanti a un mega schermo vedendo il loro film preferito. Al tempo inoltre Primavalle era affamata di cinema. C'era un secondo cinema dove c'è la piazza Clemente XI. Inoltre si proiettavano dei film proprio in quella piazza, nella chiesa di Santa Maria della Salute, a piazza Capecelatro e anche nelle scuole. Insomma, il Galaxy è l'unico cinema che resta del quartiere e sarebbe veramente un peccato perderlo. Voi che ne pensate? Vorreste un cinema di quartiere dove poterci andare a piedi con i vostri amichetti, la vostra famiglia e trascorrere qualche ora a vedere il vostro film d'animazione preferito? Allora rispondete a queste domande e raccontateci la vostra. Saremo curiose di leggere i vostri testi.